Se ti stai chiedendo come pubblicare il tuo video su YouTube, sul tuo canale YouTube, segui questo video e ti spiegherò come fare. Ragazzi, eccoci in questo tutorial dove vedremo come pubblicare un video su YouTube in modalità manuale, chiamiamola così. Che differenza c'è tra la modalità manuale e quella automatica? Quella automatica diciamo che è per i programmi che lo permettono, è la pubblicazione direttamente dal programma di editing video. Anche Final Cut, ad esempio, che è un programma di montaggio video per Mac, ha la possibilità, una volta effettuato il montaggio di tutto il video, di pubblicarla direttamente sul canale YouTube, anziché generare un file video e poi pubblicarlo in un secondo momento. Personalmente preferisco invece generare un video da Final Cut e poi quel video pubblicarlo direttamente su YouTube Studio, perché adesso andremo a vedere il motivo. Io mi sono salvato questo video, che è uno spot che ho girato col mio Mavic Mini allo Sporting Club Saronno. Allora, innanzitutto apriamo il nostro canale YouTube. Come si arriva alla dashboard, a YouTube Studio praticamente, che è la parte di YouTube destinata proprio al caricamento dei video? Si può partire anche direttamente da una banalissima schermata di YouTube. Si va sul nostro logo o sul nostro nome in alto a destra e si sceglie YouTube Studio. Quindi si apre la dashboard del nostro canale, che contiene delle informazioni relativamente proprio al nostro canale, quindi il video più recente, alcune notizie, la parte dedicata agli iscritti e via dicendo. Sulla parte sinistra abbiamo diverse voci, la dashboard, che è questa dove siamo adesso, il video che ci fa vedere tutti i video pubblicati con alcune informazioni sulla visibilità, se ci sono restrizioni, quando è stato pubblicato, le visualizzazioni, eccetera eccetera. Le playlist che io ho creato nel mio canale, ritorno a YouTube Studio, ne ho create 4, le analytics che fanno vedere praticamente, sono delle statistiche sul canale, sulle visualizzazioni, sui minuti, sugli iscritti dell'ultimo periodo, eccetera eccetera, in base alle coperture geografiche e via dicendo. Molto interessante questa cosa, non è l'oggetto del video di oggi, ma vi consiglio ogni tanto di andarla a vedere. I commenti, questa può essere interessante perché qua sono riepilogati tutti i commenti a tutti i video e quindi è anche più semplice poter dare una risposta ai suddetti commenti. I sottotitoli, vabbè, non li gestisco, quindi non li ho gestiti. La monetizzazione richiede determinati requisiti per poter essere attivati. Io ancora non l'ho attivata la monetizzazione, spero di farla più avanti. Comunque, nel caso, andatevi a leggere quali sono i requisiti per poter monetizzare il proprio canale e poi comportatevi di conseguenza. La raccolta audio invece la vedremo nel tutorial dedicato al montaggio di un video da zero, praticamente da un gruppo di foto e un gruppo di filmati. Useremo questa raccolta audio di YouTube per scegliere quale musica poter mettere come sottofondo. Ma direi di accedere alle impostazioni del canale, perché questo è sicuramente una parte interessante di questo tutorial. Nelle impostazioni del canale sono racchiuse le impostazioni di configurazione del nostro canale e le impostazioni predefinite che YouTube mette ad ogni video che noi pubblichiamo. Vediamole in breve. Quindi, generali, ci chiede solo la valuta nel caso di monetizzazione, in quale valuta deve essere monetizzato il video, quindi euro. Andiamo sul canale, qua ci fa vedere le informazioni di base, quindi il nome che ha il canale, quali parole chiave, quali tag caratterizzano questo canale. Nel mio caso, io, essendo un consulente informatico, un operatore certificato e un pilota di droni, i miei video riguardano principalmente queste due attività, quella di video di riprese aeree piuttosto che di tutorial, come può essere questo qua che sto facendo per la pubblicazione di video, quindi tutorial informatici. Queste sono quindi dei tag generici appartenenti al canale che servono per indicizzare i motori di ricerca, per poter trovare il vostro canale in base a un'argomentazione particolare come può essere questa qua. Sotto il paese di appartenenza, Italia, nelle impostazioni avanzate ci viene chiesto quale tipo di contenuti
vengono pubblicati sul canale. Nel mio caso non sono contenuti dedicati ai bambini, quindi ho già impostato questa impostazione, quindi praticamente nei miei video mi verrà proposto in automatico che i miei video non sono dedicati ai bambini. In caso contrario, comunque posso per ogni video andare a cambiare questa impostazione. Se ho un account ADS di Google, praticamente quello che monetizza sulle pubblicità, posso inserirlo qua. Io l'avevo inserito ed è ancora in attesa di approvazione. Se sotto i video, a fianco al pulsante iscriviti, voglio che venga indicato quanti iscritti ho al canale, ho lasciato tranquillamente di sì. Queste sono altre impostazioni che non sto a farvi vedere perché sono praticamente le stesse che vediamo in queste schermate. Questa qua sulla disattivazione degli annunci basati sugli interessi ha senso solo quando io attiva la monetizzazione, quindi in questo caso la lascerei da parte. Nella parte branding abbiamo il watermark che YouTube mette in automatico sui video. Un watermark praticamente è un'immagine, un testo che viene sovrapposta al video per renderlo praticamente di proprietà, in questo caso di proprietà mia. Io ho messo il mio logo e ho specificato che voglio che venga visualizzato durante tutta la riproduzione del video, sull'intero video. Posso anche toglierlo, posso mettere anche un testo, diciamo così. Questa qua, l'idoneità alle funzioni che vi interessano, sono nel caso in cui io abbia altre persone che collaborano insieme a me alla gestione di questo canale, posso richiedere ad esempio che nel caso in cui questa persona pubblichi un video ma più lungo di 15 minuti oppure faccia una richiesta di un live streaming, mi debba arrivare a me un avviso telefonico che io devo confermare per abilitare questa funzione da parte sua. Oppure se io sono abilitato alla creazione di playlist, appunto di community, di persone che collaborano con me. Le ho attivate tutte e due, quindi un domani che avessi la necessità di fare queste cose sono già attive. Poi andiamo a vedere le impostazioni predefinite per ogni video. Cosa vuol dire? Che vuol dire che io quando vado a pubblicare il video, poi lo vedremo a breve, YouTube mi propone in automatico queste impostazioni che io trovo in queste due schermate. Quindi il titolo ovviamente è blank perché ogni video ha un titolo a sé, quindi verrà specificato di volta in volta. La descrizione anche, nel senso che io in ogni video metto una descrizione più estesa di ciò che riguarda il video, però voglio che in automatico in coda a questa descrizione mi vengano riportati i miei social tags, i miei indirizzi di Facebook, Instagram, Twitter, eccetera eccetera. Questi quindi mi verranno proposti in automatico. Che tipo di visibilità avrà il mio video una volta pubblicato? Pubblico, cioè viene pubblicato e quindi reso disponibile alla visione di tutti. Le alternative sono privato, non in elenco, ma vediamo dopo cosa significa. Questi sono i tag predefiniti che mi vengono aggiunti ad ogni video. Il tag, praticamente come per le keyword del canale, sono quelle parole o piccole frasi che vanno ad indicizzare il nostro video nei motori di ricerca. Io ho riportato qui praticamente le stesse impostazioni del canale. Perché? Perché generalmente io pubblico video o tutorial informatici o sulla tecnologia, oppure video di filmati di riprese aeree con il mio drone. Quindi di volta in volta andrò a togliere i tag che non sono specifici per il video che sto pubblicando in quel momento e lascio invece quelli che invece riguardano lo stesso video. E magari ne aggiungo degli altri, come vediamo nell'esempio che seguirà. Nelle impostazioni invece avanzate, sempre predefinite per ogni video, ho il tipo di licenza che YouTube attribuirà al mio video, in questo caso una licenza standard e non una Creative Commons. La categoria, ho scelto una categoria intrattenimento, ce ne sono diverse, in questo caso avrei potuto mettere anche sport, ma questo ricordo è un'impostazione predefinita, quindi io lascio intrattenimento, poi al limite lo cambio per ogni specifico video. La lingua italiana, non ho sottotitoli, non metto mai sottotitoli. Lascio attivato il contributo della community, anche se in realtà non ho la community, potrei anche disattivarli, ma questa è l'impostazione di default che io ho lasciato. Sui commenti ho selezionato di trattenere, di mettermi come da revisionare i commenti potenzialmente inappropriati. Quindi è YouTube che con un algoritmo
determina se un commento messo a un video è inappropriato, che ne so, magari contiene insulti, contiene parolacce, eccetera, eccetera. Quindi quel commento non verrà pubblicato immediatamente, ma verrà messo alla mia revisione. Dopodiché sarò io a decidere se pubblicarlo oppure no. Quindi lascio questo. E qua sotto indica se gli utenti nei video possono vedere i like o i dislike di ogni video. Le autorizzazioni e la community sono legate l'uno con l'altro. Non avendo una community, quindi non ho nessun tipo di richiesta di autorizzazione per la pubblicazione di un video, visto che sono io il proprietario e sono io che lo gestisco. Quindi vabbè, in questo caso non posso fare salva perché non ho cambiato nulla. Voi, nel caso in cui cambiaste qualcosa delle impostazioni, premete salva e lui le prende come default. Quindi questo è quanto. Quindi direi di procedere con la pubblicazione del video a questo punto. Per pubblicare il video bisogna semplicemente cliccare il tasto in alto a destra, crea, dopodiché carica video. Carica video mi si propone questa maschera dove io posso o trascinare il video se ce l'ho a disposizione già sul desktop o sulla scrivania del Mac, oppure andarlo a selezionare e cercandolo tra le cartelle. Avendolo già qui sotto, posso semplicemente prendere e trascinarlo sulla schermata. Mi si apre quindi la finestra di importazione del video, dove notate subito che sotto è già iniziato il caricamento. Ma mentre il video viene caricato in bassa risoluzione, perché questo va indicato, il video inizialmente viene pubblicato in bassa risoluzione perché? Perché poi una volta che YouTube l'ha incorporato, lo renderizza a sua volta e lo trasforma nella risoluzione che le abbiamo chiesto noi. Quindi se abbiamo generato un video in 4K, automaticamente lui lo acquisisce, YouTube lo acquisisce in bassa risoluzione, dopodiché lo renderizza per portarlo a 4K. Questo processo ci mette del tempo e questo poi va a determinare anche la qualità del video se pubblicato in immediato. Poi lo vediamo alla fine. Allora, cosa ho qua? Il titolo, lui mi mette di default il nome del file che io avevo messo al video. Sporting Spot 2020, io magari lo integro, indico che lo Sporting è di Saronno, è uno Sporting Club Saronno, Sporting Club Saronno, Spot 2020, direttamente dal cielo, magari metto così, per dargli un po' di fantasia e di effetto al titolo. Dopodiché io di solito prendo lo stesso titolo, lo riporto nella descrizione e magari poi ci aggiungo dell'altro direttamente dal cielo e poi ci scrivo, non so, quello che in realtà ho fatto. Ripresa aerea dello Sporting Saronno con il Mavic Mini durante il difficile lockdown. Ecco, potrebbe essere questa una descrizione. Tenete conto che anche le descrizioni, forse oserei dire soprattutto le descrizioni, diventano importantissime quando volete che il vostro video venga trovato nei motori di ricerca, perché soprattutto la prima riga va proprio nelle keyword di Google per le ricerche dai motori di ricerca. Quindi cercate magari di sintetizzare nella prima riga il significato proprio del video, un po' quello che si fa per il titolo. Ok, a questo punto, scendendo giù, ho la miniatura. La miniatura cos'è? È un'immagine che appare nel canale YouTube messa come copertina del video. Se avete una foto vostra che volete usare come miniatura, potete mettere questa, a patto che sia inferiore ai 2 MB, altrimenti non vi viene caricata. In alternativa, quando YouTube ha renderizzato il video, vi propone in automatico una miniatura. Poi sta a voi accettarla oppure cambiarla, adesso vediamo come. Nel frattempo è ancora in elaborazione, vediamo questo effetto che ci indica che è ancora in elaborazione il video, lo troviamo anche scritto qua, quindi noi possiamo andare avanti. Se abbiamo delle playlist, possiamo attribuire una o più playlist al video. In questo caso io, delle mie quattro che ho creato per i miei video, la metto su Drone Motion, perché comunque è un video registrato con un drone, quindi
mi piace metterlo in questa playlist. Potete anche farne meno e non metterla in nessuna playlist, questa è a discrezione vostra. Il video sarà pubblico, non sarà destinato ai bambini, come da impostazione predefinita. Altre opzioni, qui mi fa indicare se nel video ci sono delle promozioni a pagamento e anche quale messaggio posso dare nel video per informarlo che ci sono delle promozioni a pagamento. Nel frattempo avete visto che è comparsa la miniatura proposta da YouTube. Se torniamo su un attimo vediamo che lui ce ne propone tre, ha scelto in automatico questa in base a un suo algoritmo. Se vi va bene la lasciate, se no potete scegliere questa, oppure come detto caricarne una a vostro piacimento. Io posso lasciare questa perché mi piace così. Torniamo qua, quindi nessuna promozione a pagamento. Qui ho i tag che abbiamo visto prima come predefiniti per i video. Io in questo caso vado a modificarli i tag. Perché? Perché non c'entra nulla con l'informatica, quindi vado a cancellare tutto ciò che riguarda la parte informatica, quindi tutorial, Windows, Mac, montaggio video posso anche toglierlo, paesaggistica la lascio, fotografia anche, drone anche, natura anche, perché comunque è un bel posto immerso nel verde. E però ci aggiungo magari degli altri tag, perché i tag, come detto, sono quelle parole, quelle keyword, vanno a indicizzare i motori di ricerca, quindi potrebbero rendere il vostro video più trovabile, passatemi il termine. Quindi ci aggiungo Sporting Saronno, che è il luogo che ho ripreso, Mavic Mini, che è il drone che ho usato, magari ci aggiungo Lockdown, che caratteristica questo brutto periodo che stiamo passando. Dopodiché metto anche tennis, perché è comunque un centro tennis, e proprio il nome del mio canale, perché quello è l'inizio e il nome del sito. Perfetto, diciamo che mi posso anche fermare qua. Scendendo giù vedo l'indicazione dei sottotitoli, la lingua italiana, non ho sottotitoli, la data di registrazione, li metto 1 maggio, la località Saronno, a questo punto Saronno, Varese, la licenza va bene la YouTube standard, consenti incorporamento vuol dire che voi consentite che magari un altro utente, un sito, un'associazione possa incorporare il vostro video attraverso il link YouTube, magari nel loro sito web a scopo pubblicitario, quindi questo sta a voi. Io lo lascio sempre consentito, tanto è tutta pubblicità gratuita nel caso. Questa sotto invece indica, all'atto della pubblicazione verranno avvisati gli iscritti che è stato pubblicato appunto sul vostro canale un nuovo video. La categoria lascio intrattenimento, magari in questo caso potrei mettere anche sport, però secondo me intrattenimento ci sta meglio. I commenti, il discorso dei commenti l'abbiamo fatto prima, quindi lascio l'impostazione che io ho dato come predefinita. E l'ordinamento dei commenti sulla valutazione più alta, lascio anche questo. E questo è sempre il discorso dei like e dei dislike sul video da mostrare sotto. Fatto questo, vado avanti. Nel frattempo abbiamo visto che sotto l'elaborazione del video è terminata da parte di YouTube, quindi posso proseguire. Qui ho 2 impostazioni, cerco di farle abbastanza in modo breve. La schermata finale cos'è? Praticamente sono quei link automatici che YouTube può mettere in fase di termine del vostro video, che magari invitano l'utente che ha appena visto il video a guardare un altro dei vostri video. Quindi io di solito ho preparato sempre una schermata finale che non è in questo video, perché è un video pubblicitario che io poi ho dovuto dare anche al gestore del centro. Comunque io alla fine metto il mio logo e poi gli appiccico tra virgolette questa impostazione, nella quale ve la faccio vedere, YouTube mette in automatico alla fine del video, praticamente a 20 secondi prima della fine del video, lui fa apparire il logo con la possibilità, cliccandoci sopra, di iscriversi al canale e il video più adatto allo spettatore. In questo caso la vedrei grigia, ma in fase di visualizzazione del video apparirà il link a uno dei video del canale, quello che secondo YouTube è appunto più adatto a chi sta guardando in quel momento il video. Questa è sono le schermate finali. Salvo, torno indietro, perfetto. Posso aggiungere una scheda. Una scheda invece è un link
adesso qua fermo, è un link che io voglio che appaia magari nella parte alta durante, vabbè, in questo caso che è un video dimostrativo forse ha poco senso, però magari in un video come questo che sto facendo, se io vi dico visitate anche il mio sito dove potrete trovare dei contenuti che vi possono tornare utili, ecco, in questo momento del video posso far apparire sopra un link al mio sito web, in modo che vi appare l'indicazione magari con scritto vai al mio sito, cliccando sopra su un'altra scheda del browser vi apparirà il mio sito web, quindi è un richiamo, una cosiddetta call to action, detto in modo più tecnico, che vi invita a fare una determinata azione in un determinato punto del video. Quindi torniamo a YouTube Studio dove eravamo prima, andiamo avanti, vediamo l'ultima schermata prima della pubblicazione, e qui siamo sulla parte di visibilità. A questo punto diciamo che sono pronto a pubblicare il video, quindi posso fare sostanzialmente due cose: o pubblicarlo immediatamente, infatti lui me l'ha già impostato come pubblico, se io cliccassi pubblica il video verrebbe reso visibile a tutti immediatamente, oppure posso salvarlo e pubblicarlo come non in elenco. Vuol dire che chi va sul mio canale e vede i video del mio canale non lo troverà questo video, potrà vederlo solo chi avrà questo link. Quindi io potrei mettere, se è un video magari che io voglio che non sia pubblicizzato, ecco, ma che sia visibile solo ai miei amici, perché magari è un video che riguarda solo loro, quindi non voglio che faccia parte del mio canale, posso metterlo come non in elenco e inviare a loro, magari via WhatsApp, questo link qua. Allora solo loro potranno vederlo, oppure chiaramente se poi condivideranno il link con altre persone, anche queste persone potranno vedere questo video. Sostanzialmente chi ha il link può vedere questo video. L'ultima è privato. Se si indica privato, sarò io che sceglierò quali persone possono accedere a questo video. E se queste persone poi condividessero il link con altri, che non ho specificato io, quegli altri non vedrebbero nulla, vedrebbero la dicitura video privato. Io di solito lascio questa impostazione qua e pubblico. L'alternativa, e qua ci riagganciamo a quanto ci eravamo detti all'inizio del video, è la programmazione. Se vi ricordate prima vi ho detto che in fase di elaborazione iniziale YouTube acquisisce il video in bassissima risoluzione, praticamente in SD, che sarà credo un 640x480, forse ancora meno. Se voi svolgete in fretta questo tipo di pubblicazione, arrivate presto alla fine e pubblicate subito il vostro video, YouTube non ha ancora renderizzato alla massima qualità il vostro video, quindi ve lo pubblica, perché ve lo pubblica comunque, quindi manda anche la comunicazione ai vostri iscritti che c'è un nuovo video. Se qualcuno capta immediatamente questa impostazione e va a vedere subito il vostro video, lo vedrà in bassa risoluzione. E questo diciamo che non è proprio il massimo per garantire magari una qualità al vostro canale e alle vostre pubblicazioni. Quindi cosa vi consiglio, soprattutto se pubblicate video in alta risoluzione, quindi in Full HD o piuttosto che in 2K o in 4K, o addirittura in 8K per chi ha le strumentazioni adatte, vi consiglio magari di posporre la pubblicazione di una mezz'ora. E effettivamente io a questo punto ho eseguito tutte le mie impostazioni del video, perché sono pronto per pubblicarlo, però diciamo che so che YouTube non ha ancora renderizzato a dovere il mio video, quindi gli dico, a questo punto sono le 19:52, gli dico pubblicamelo alle 20:30. In automatico, così a questo punto gli metto programma, lui mi ha cambiato, non c'è più scritto pubblica, c'è scritto programma. Quindi in questo lasso di tempo, in questi 40 minuti che mancano tra le 19:50 e le 20:30, sono praticamente certo che l'algoritmo di renderizzazione di YouTube completerà il processo di pubblicazione in alta definizione del mio video. Quindi alle 20:30 il mio video verrà reso pubblico, verranno informati tutti gli iscritti che è stato pubblicato un nuovo video, e a quel punto chi andrà a vederlo lo vedrà direttamente in alta risoluzione. Questa secondo me è l'impostazione più corretta, ecco. A meno che non lo pubblichiate magari alle 3 di notte, dove difficilmente verrà visto dai vostri amici in Italia, quantomeno. Quindi in quel caso potreste anche pubblicarlo subito. Ok, io non mi fermo qua, non vado avanti perché è un video che ho già pubblicato, non voglio che venga ripubblicato di nuovo.
Bene ragazzi, questa diciamo che è la procedura per pubblicare manualmente un video sul canale YouTube. Come dicevo all'inizio, è qualcosa che io preferisco perché, come avete visto, è molto personalizzabile. Al di là delle impostazioni predefinite, è molto personalizzabile. E per fidelizzare correttamente un canale con gli iscritti, diciamo che è giusto che ogni video deve essere personalizzato, sia nel titolo, sia nella descrizione, sia nei tag, soprattutto nei tag, che sono quelli che ce lo fanno praticamente trovare nei motori di ricerca. Quindi mi fermo qua, questo è quanto. Se vi è piaciuto questo video mettete un like qui sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video e niente, ci vediamo sul canale per nuovi video molto presto. Ciao ragazzi!